Resta l'allerta rossa nel nord delle Marche tra le province di Ancona e Pesaro. Fiumi esondati, strade allagate e paesi sommersi dall'acqua. La furia del ciclone Boris si è fatta sentire soprattutto nell'Anconetano. Con le immagini siamo a Castelferretti, vicino a Falconara Marittima, dove il centro storico resta ancora isolato con l'acqua che ha superato anche il metro di altezza. Soccorsi dai vigili del fuoco e dalla protezione civile, quattro anziani rimasti bloccati nelle loro case, ma oltre ai forti disagi, per fortuna, non è successo nulla di drammatico. Non è una cosa che ci aspettavamo, dici sinceramente. Io 10 anni che sto qua non ho mai visto una cosa del genere. Fortunati e tra virgolette. Perché se non si puliscono gli argini, i fossi e quant'altro, è sempre il rischio. Poco più a nord, a Senigallia, il Misa è tornato a far paura. Qui il ricordo dell'alluvione del settembre del 2022 è ancora vivo. 2 anni fa lo stesso fiume ruppe gli argini non solo a monte della città, che si affaccia sull'Adriatico. Ci furono 13 vittime. In tutta l'area occidentale delle Marche, allerta arancione per domani. Gialla invece sul resto della regione.